Serpente, stagione, ti ho giocato tanto, 46 partite, si dice in gioco che si rimane con un pugno di mosche, ok? Però da calciatore, la tua esperienza, una stagione lunghissima, stagione contraddittoria per tanti versi questa di questo campione d'eccellenza, e a te che cosa ti ha dato come messaggio aggiornamento stato, tra virgolette? Ma penso che, come ti conosco, alla fine penso che hai detto un po' tutto tu, e mi hai anticipato. Campionato lunghissimo, sicuramente abbiamo giocato più, quasi intorno alle 50 partite all'anno, abbiamo giocato 46. È stato un campionato lunghissimo, dove abbiamo cercato di esprimere il meglio di noi stessi per quello che eravamo e per il gruppo, penso per la squadra, per la società che abbiamo costruito, sicuramente per un campionato di vertice. Io sono arrivato a dicembre e ti posso dire che per mia esperienza personale abbiamo fatto un ottimo campionato, però sicuramente potevamo fare qualcosa in più, però ci sta, nel calcio è così, in certe partite dove ti giochi tutto possibilmente sbagli e alla fine comprometti un'intera stagione, come è stato nel giro di una settimana. Ci siamo giocati tutto, mercoledì, domenica. Purtroppo è andata così, come dici tu, si resta con un pugno di mosche nelle mani, però io penso che di ogni esperienza che si fa se ne trae sempre qualcosa di positivo. Senti, no? ti porto un po' in prospettiva, Lega Pro che si trasforma, campionati che magari avranno veramente un frastuono, molti giocatori, molte società si libereranno, aumenta la concorrenza. Dal tuo punto di vista, si rischia ancora maggiormente il default economico delle società nel dilettantismo, e quindi per voi che vivete di calcio? Ma sicuramente questa è una cosa che fa pensare, comunque è preoccupante, perché per la situazione che c'è in generale, che c'è qui da noi, sicuramente non è una cosa positiva tutte queste trasformazioni che ci sono state nel mondo calcistico, no? Però purtroppo fanno parte, quindi sicuramente qualche nota dolente ci sarà. Uno spera sempre che, infatti, durante l'anno cerca di seminare bene, cerca di fare bene in modo tale che il prossimo anno cerca sempre di trovare qualcosa. Però è chiaro che sicuramente qualche posto vacante sicuramente ci sarà. E io dico sempre, anno dopo anno, secondo me nel dilettantismo sarà sempre, sempre peggio. Grazie, grazie Panitero, grazie. Ciao.